centinaia di anni or sono, una terribile calamità si abbatté sulla città di Bingen, che sorgeva sulle scintillanti rive del Reno. Impietosa, la carestia si era diffusa come un morbo implacabile, affamando e debilitando tutta la regione. La gente non aveva più lacrime a forza di piangere la morte dei propri bambini, uccisi dalla fame e dagli stenti. La cittadinanza ripose le proprie tremule speranze nel loro signore, il vescovo di Mainz. Ma l'uomo, che aveva sempre governato con atteggiamento duro e severo, restò sordo ai lamenti e alle suppliche dei contadini straziati dalla fame, rifiutandosi di condividere con loro le scorte che aveva accumulato nei granai, ma anzi, continuando ad esigere i tributi proprio come in tempi di abbondanza, privando ulteriormente i cittadini del loro sostentamento. Disperata, la popolazione continuò per mesi a pregare il crudele vescovo di salvarli da quella sorte, e un bel giorno tanta insistenza parve essere premiata. Tramite un proclamo ufficiale, tutti gli affamati e i disagiati della città vennero invitati a una determinata ora presso il più grande dei granai del vescovo, dove egli avrebbe fatto in modo che mai più avessero da patire la fame. Fiduciosi e grati, i contadini e le loro famiglie si affollarono nel granaio, colmandolo in poco tempo, e non fecero neanche in tempo a manifestare le loro perplessità trovandolo vuoto, che la grande porta dalla quale erano entrati venne sbarrata. Il loro sconcerto iniziale irrancidì presto in paura quando si resero conto che le guardie del vescovo stavano appiccando il fuoco all'edificio. In preda a un panico senza nome, cercarono di scappare, calpestandosi, provando ad arrampicarsi verso le finestre, ma nessuno di loro si salvò. Sotto l'implacabile sguardo del vescovo, che osservava la scena da una delle finestre del suo palazzo, morirono orribilmente bruciati. Qualche giorno dopo il massacro, mentre il vescovo sorseggiava vino all'ombra del cortile, un faccendiere con aria agitata gli riferì che le scorte erano state saccheggiate da una quantità mai vista di ratti. Il vescovo si sconcertò moltissimo a quella notizia e il suo stupore crebbe di ora in ora quando i suoi emissari gli riferirono che l'intera città pareva invasa da milioni di quei roditori. Tale calamità poté constatarla lui stesso da una delle più alte finestre del palazzo. Una marea nera e pulsante invadeva i suoi domini, convergendo verso la sua dimora. Atterrito, il vescovo fuggì attraverso un passaggio segreto e con l'aiuto di un barcaiolo raggiunse la sua residenza estiva, al centro di una piccola isola fluviale. Credendosi al sicuro da quell'orda, il signore di Bingen si ritirò nelle sue stanze e si assopì. Ma il suo fu un sonno tormentato da orrendi incubi, nei quali veniva circondato da centinaia di ratti. E il sogno fu tanto reale che poteva sentirli squittire furiosi con voce quasi umana. Destandosi di soprassalto, urlò nel vedere che la sua camera era invasa dai topi, tutti attorno al letto, intenti a fissarlo con una ferocia inaudita. Mise mano al rosario per un'ultima preghiera, ma i ratti non gliene diedero conforto. Come un'orda di marea, lo seppellirono, ovattando le sue urla disperate. Quando si ritirarono, del crudele vescovo non restavano che ossa spolpate. L'indomani nessun ratto vagava più per le strade vuote e silenti della città.